Ciao amici di Creative Labs, nuovo video unboxing di un prodotto di Creative. Stiamo parlando delle cuffie wireless Bluetooth Outlier Black, evoluzione della prima versione delle cuffie Outlier. Caratteristiche: peso molto ridotto, lunghissima durata della batteria, tanti comandi, microfono incorporato, insomma una cuffia che non costa tanto, è molto leggera, si indossa molto bene, ha tantissime funzioni, la batteria di lunga durata, quindi un prodotto molto interessante. Ma bando alle ciance e andiamo subito ad unboxare gli Outlier Black. Allora, troviamo subito due cose: un cavo jack, perché nel caso in cui non vogliate utilizzarle Bluetooth, oppure perché la batteria è scarica o per tante altre ragioni, avete anche un classico cavo jack. Vicino al cavo jack c'è anche un classico dei cavi, ovvero il cavo mini USB da collegare alle cuffie a un USB per il vostro portatile, per qualsiasi tipo di dispositivo o anche per un alimentatore. Poi tiriamo fuori le cuffie, che sono davvero leggerissime, meno di 200 grammi. Vi assicuro, si tira su l'oggetto e quasi pesano di più i foglietti e le istruzioni. Allora, vediamo un po' cosa troviamo all'interno della confezione. Allora, dentro a questo foglietto troviamo il manuale rapido per imparare un attimo ad utilizzarlo. Qui c'è un piccolo simpatico foglietto con tutte le caratteristiche: amate questo prodotto, avete bisogno di aiuto, quindi l'assistenza Creative è sempre con voi. Qui c'è un altro foglietto con tutte le istruzioni per utilizzarlo, con tutti i comandi presenti, e qui c'è un piccolo vademecum sulla garanzia e su tutto quello che avete a disposizione. Importante per un prodotto destinato all'aperto, ovviamente, un piccolo contenitore in stoffa dove poter inserire le cuffie, anche questo rigorosamente black. Ed eccolo, lo mettiamo qui. E poi ovviamente abbiamo le cuffie, 190 grammi, davvero un peso molto ridotto, ed eccolo qui, tutte black. Speriamo che si veda anche la scritta sovraimpressione Creative, molto bella. Si possono allargare per come dire, le vostre esigenze, la grandezza della vostra cappa o testa, come preferite. Ecco che lo vediamo. Qui abbiamo anche la scritta R, quindi right e left, left and right, quindi la cuffia si indossa così. Abbiamo poi tutti i comandi sulla parte destra. Qui c'è un piccolo adesivo che togliamo, Ale. E anzi, non lo togliamo perché ci sono tutte le istruzioni e preferiamo mantenerlo. Ecco, lo rimettiamo. Comunque, questo è il tasto per collegare al Bluetooth. No, bisogna toglierlo per utilizzarlo. Per collegarlo al Bluetooth, questo si aumenta il volume, si abbassa il volume. Qui si possono richiamare anche gli assistenti vocali come Siri e tutti gli altri. E qui si può cambiare di traccia per qualsiasi dispositivo Bluetooth che avete collegato precedentemente alle cuffie. Ripeto, sono leggerissime, 190 grammi, e sono davvero eleganti, voglio dire, sono tutte nere, molto molto belle. I cuscinetti, come vedete, sono molto morbidi, guardate il mio dito come sprofonda, proprio per la comodità di questi cuscinetti molto ampi e davvero gradevoli anche al tocco. Ecco che qui trovate il collegamento mini USB per collegare la batteria, cosa che faremo subito per provare poi le cuffie dal vivo, cioè sulla prova su strada, come sono solito dire. E qui la presa jack per collegarle direttamente senza bisogno di batteria, senza bisogno di nulla, però ovviamente dopo non sono più wireless e Bluetooth. Bene, queste sono le Creative Outlier Black. Vi ricordiamo che fino al 31 luglio tanti altri prodotti di Creative sono in sconto del 30% con un codice speciale che trovate sulla nostra pagina Facebook. Io vi ringrazio l'attenzione anche se state vedendo questo video sul canale YouTube di Italia Top Games, e presto, proprio sulle pagine di Italia Top Games, troverete la recensione testuale dopo che noi per qualche ora avremo provato le cuffie Outlier Black con film, musica, serie TV, videogiochi e quant'altro. Ciao e al prossimo video unboxing!